Siamo nel centro dello Zenit, in provincia di Sondrio, a Caspoggio, dove tra poco ci raggiungerà il 4 volte campione del mondo di inline freestyle. Oggi voglio raccontarti la storia di uno sport che almeno una volta nella vita hai tentato sicuramente di fare, i pattini a rotelle. La prima importante distinzione che dobbiamo fare nel mondo dei pattini a rotelle è tra quad e pattini in linea. I quad sono i tradizionali pattini con due ruote davanti e due ruote dietro, mentre i pattini in linea sono quattro ruote una di fronte all'altra. Questa distinzione tra quad e pattini in linea diventa fondamentale se vogliamo raccontare la storia in termini temporali, evolutive, ma anche di applicazione nell'ambito sportivo. I pattini in termini temporali fanno la loro prima apparizione nel 1741 a Londra in uno spettacolo teatrale, mentre il loro riconoscimento si avrà soltanto nel 1761 ad opera di un brevetto di John Joseph Merlin. I pattini in linea, invece, verranno riconosciuti attraverso un brevetto nel 1861 ad opera di un francese, il quale dirà: con questi pattini è possibile fare in casa quello che è possibile fare fuori con i pattini per il ghiaccio. Mentre il quad rimane praticamente invariato nel corso dei secoli, i pattini in linea subiscono continue variazioni, fino al 1985, anno nel quale vengono chiamati rollerblade dalla società che li ha resi famosi attraverso la loro distribuzione. L'evoluzione in ambito sportivo ha visto in realtà una diversificazione, dove il settore della velocità si è convertito ai pattini in linea. L'artistico è rimasto fortemente legato ai pattini tradizionali, l'hockey invece si pratica con entrambe le versioni, quad e in linea. Quattro volte campione del mondo, 9 titoli europei e solo 30 titoli italiani, tutti vinti con i pattini. Lui è Lorenzo Guslandi. Lorenzo, allora raccontaci come è nata questa passione per il pattinaggio. Allora, diciamo che la mia passione per il pattinaggio nasce da tanti anni fa, ormai forse ho perso il conto di quanti anni che pattino, però ho iniziato a pattinare perché i miei genitori mi hanno spinto a fare sport, perché da quando ho 3 anni ho il diabete e quindi diciamo che lo sport mi aiutava a gestire la glicemia, a gestire l'andamento glicemico durante la giornata e quindi facciamo sport. Una doppia sfida, esatto. Sia con te stesso sia con la tua salute, sì, psicofisica. Sì, sì. Però mi faceva stare bene. Quanto tempo? Allora, diciamo che dalle 2 alle 3 ore, spesso okay. È più 3 ore. Tutti i giorni? Tutti i giorni. Compreso il sabato e la domenica? Anche il compleanno, Natale, Capodanno, sempre. E qualunque cosa. E i pattini vengono anche con me in vacanza. Sì, eh? Sì, te li porti ovunque. Sì. Riesci a fare insomma le tue coreografie, i tuoi salti, e sì, le tue gioie? Diciamo che ovunque mi sposto cerco sempre dove posso pattinare. Tu sei di Monza, però arrivi fin qui, 2 ore di auto occorrono, sì, per allenarti e per avere l'energia della montagna. Sì. Come hai scelto questo posto? Allora, io sono innamorato di questo posto. Fin da piccolo venivo perché i miei nonni avevano una casa qui. E quindi da piccolo venivo, ci trascorrevo l'estate, tantissimo tempo. Ti alleni in modo libero, salutare? Sì. E nelle tue 3 ore di allenamento hai un percorso da fare, quindi come trovi il tuo equilibrio anche nel pattinaggio? Diciamo che i miei allenamenti variano di giorno in giorno in base a quello che devo raggiungere, l'obiettivo. Quindi una volta faccio la coreografia, mi focalizzo, okay, su seguire la musica, sul ritmo, su tenere il fiato. Altre volte mi focalizzo sulla parte tecnica, quindi il dover stare in equilibrio su una punta, su un tacco, su riuscire ad eseguire tutti i passi tecnici che devo fare all'interno della routine, della run. E poi mi focalizzo su quello che è la velocità dei passi, quindi non solo eseguirli bene, ma eseguirli anche con ritmo e con velocità. All'interno del pattinaggio esistono tante discipline. Tipo? Raccontamene. L'altro giorno le ho contate tutte. Quante per essere sono? Precisi. Sono 11. 11? E 11 c'è l'artistico, c'è la corsa, c'è l'artistico in linea, c'è anche lo skateboard, c'è poi il downhill. Tu sei un freestyler in line. In line. Che e quindi significa? Quello fai che anche faccio un po' di break, cioè balli. Allora, diciamo che è unire un po' la parte artistica coreografica di ballo insieme alla parte tecnica del pattinaggio all'interno dei coni. Quindi faccio slalom tra i coni, detta brutalmente, però ci metto dentro quell'aspetto artistico.
come si approccia a questa disciplina? Qual è il primo passo da fare per chi volesse proprio iniziare? La prima cosa che mi verrebbe da dire di iniziare qualunque cosa è che ti piaccia, che tu lo ami fare e che tu voglia mettere tutto te stesso. Poi tutte le altre cose verranno da sé. Lasciare tutti i problemi a casa. Esatto, cioè isolarti. Dedicarsi a qualcosa che ti faccia stare bene prima di tutto. Sono curiosa adesso, Lorenzo, di vederti dal vivo. Ci fai vedere qualcosa? Certo. Andiamo dentro, andiamo in questa dentro. Bellissima struttura. Andiamo. Andiamo. Grazie. Bravissimo Lorenzo, grazie. Mamma quanta energia. Tra l'altro questa disciplina, quella del pattinaggio, è cambiata nel corso del tempo. C'è stata un'evoluzione di vent'anni, da vent'anni a questa parte, no? Beh sì, io ho iniziato che ero piccolino, avevo 7 anni, quindi 19 anni fa. E ho visto come si è evoluto nel corso degli anni, completamente diverso. Prima era un po' più stretto, un po' più improvvisato. Si andava in giro, si andava in piazza, ci si trovava con le persone e si pattinava, si slalomavano questi conetti. Sì? Slalomavano. Ah, con lo slalom. Lo slalom. Bello, slalomavano, veramente. Però prima non erano così, non erano conetti codificati con una certa altezza, con un certo diametro, erano dei bicchierini. Sembrano tra l'altro sì. Bicchieri che portano quelli in plastica, che adesso sì, non si dovrebbero sì. più usare chiaramente per l'ambiente, però sembrano proprio questi, i coni. I coni. Io li avrei chiamati birilli, pensa te, perché magari anche. Sono un po' più retro, ma comunque si è evoluta questa disciplina in maniera anche spettacolare, sì. perché con le tue coreografie siete andati avanti. Sì, abbiamo cercato di unire un po' più quello che era la danza, quindi l'hip hop, il locking, la danza classica, la break dance, qualunque cosa, ognuno poteva esprimere se stesso sui pattini. Come? Gareggiando? Cioè sì. nel senso botta e risposta tra gang, anche, come nell'hip hop? Anche. Fantastico. O la botta e risposta, che è una specialità, okay. oppure la coreografia, quindi tu avevi i tuoi 2 minuti e li facevi a pieno. Dimmi una cosa sola, non ci pensare, è facile o difficile? Facile. Perché vieni da qua. Mi fai provare? Sì. Paura? Andiamo. Con te? Ok. Questo è il mio pattino. Come potete vedere, prima di tutto ha 3 ruote. Rispetto a molti che ne hanno 4, questo mi avvantaggia perché le 3 ruote, un po' più grandi, mi danno più velocità, più inerzia e più potenza. E posso stare di più o sulla punta o sul tacco, che sono quelli che sono i passi tecnici. Il carrello è a 3 punti, una vite qua e 2 viti qua. Questo mi permette, nel momento in cui sono sul pattino, di avere la parte della punta un po' più bassa, quindi avere il baricentro più basso e mi dà più equilibrio. Tutto il pattino, qui non lo potete vedere, e questo, che poi ho fatto ricoprire io in bianco, è carbonio. Quindi tutta questa parte, la scocca del pattino, è in carbonio e questo perché abbiamo veramente bisogno di tanto supporto, tanta forza dal pattino per eseguire tutti i cambi di rotazione, i cambi da un passo all'altro, i cambi di ritmo. E se non fosse in carbonio sarebbe piuttosto difficile. Il gambaletto in plastica può anche essere in carbonio, non è detto. Nel mio caso il pattino destro l'ho tenuto in carbonio, il pattino sinistro in plastica. Questo vabbè, sono un po' strano, un po' speciale. Però serve per dare supporto ed è abbastanza alto perché spesso la caviglia in tutti i movimenti da un passo all'altro deve tendersi, deve piegarsi e ha bisogno del supporto laterale. A differenza invece del retro, che ha una grande V o U o come si voglia chiamare, perché il pattino deve poter flettere e deve avere questo spazio per poter funzionare correttamente. Dal davanti io decido di utilizzare 2 lacci perché sotto e sopra voglio che entrambe le parti siano strette in modo diverso ma bene, saldo. Non voglio qua che non venga stretto. Se fosse un unico laccio, spesso qua non si riesce a stringere come vorrei. E poi ci sono i cricchetti, questi qua, che servono a stringere effettivamente sia la parte alta che la parte bassa in maniera diversa ma stretta. E ora si parte. Vai avanti. Allora, prima cosa, piegati sulle ginocchia. Sì.
e allinea la punta, il ginocchio e la spalla. Questa è la posizione un po' piegata, base. Sì. Un po' come andare sugli sci. Un po' da molleggiata. E no, vieni io. Con le spalle in avanti. E con il tronco in avanti? Sì. Ok. Però le ginocchia devono essere come sta andando, Lorenzo? Possibile. Benissimo. Sta andando bene? Guarda che mi abbandono a te. Stai attento. Perché la cosa più importante, guarda, ti lascio un attimo. Se uno sta per cadere, deve mettere avanti Lorenzo, le mani. Avanti, nel frattempo. Sì, sì, arrivo. Ok, come freno? Così. Come freno è un po' più complicato. No, come freno cioè il modo migliore per frenare all'inizio è quello a papera. Come negli sci. Esatto. Ok, ora proviamo a girare, quindi gira le spalle. Così. Ok, sì. Vai, ora ti prova a lasciare un attimo. Aspetta, paura. Solo una mano. Una mano con una Vai. Mano? Tra un po' senza denti. Aspetta, che sennò mi rompo la noce del capocollo. No. Che grezzata, questa cosa la tagliamo. Ah, ce l'ho fatta! Vado. Vai. Vai. Opla! Ah. Perfetto. Cosa fai? Vieni tu a lì? Vai. E intanto che mi slacci, grazie, perché mi fai questo servizio, non lo saprei fare. Scherzo. Intanto parliamo anche di un libro che tu hai scritto, perché questo libro è sui due ostacoli che ti hanno spinto in realtà ad andare oltre il pattinaggio. Parliamo del diabete e della celiachia, perché tu sei riuscito a superare e tuttora hai un allenamento completo che ti fa superare ogni barriera per il pattinaggio. Hai scritto questo libro che si chiama Speciale Normalità, come diabete e celiachia hanno fatto di me un campione. E lo sei. E che cosa racchiudi in questo libro? Beh, diciamo che fin da quando sono piccolo ho questa diabete celiachia, mm-hmm. Fin da quando sono piccolo il diabete e la celiachia, mm-hmm. E per me la vita è così normale, agli occhi degli altri è speciale. Però l'hai per... scoperto prima o dopo prima. Aver iniziato prima, questa prima, disciplina. Assolutamente, sono diventato celiaco quando avevo, forse quando sono nato, però poi l'ho scoperto a 4 anni, mentre invece il diabete a 3 anni, mm-hmm. Quindi per me è normale e ho imparato a conviverci, anche ad utilizzare quello che poteva essere celiachia, il diabete, queste chiamiamole ostacoli, difficoltà, certo. In quello che poteva essere una vera potenza, quindi cercare Bravo. Di convertire e di utilizzare a mio favore quelli che in verità all'inizio erano ostacoli. Ma non è che hai superpoteri? No. No, ce li hai in questo oddio. Caso, hai superato tutto. Ci provate. Che bravo. Grazie. Questo è un ottimo esempio per chi volesse intraprendere anche questo percorso con degli ostacoli o senza. Sì. Ma infatti l'obiettivo del libro era un po' raccontare sia prima di tutto la mia storia, quello che è stato, anche se vuoi il cambiamento delle mie idee, come cambia crescendo, ma anche crescendo sia a livello fisico ma anche a livello mentale, di esperienze, come cambiasse il mio pensiero e come cambiasse anche l'approccio con le due difficoltà e poi riuscire a cercare di ispirare le nuove persone, cercare di far vedere che comunque ci sono sempre delle vie diverse per raggiungere il proprio obiettivo e che sia le difficoltà che possono essere diabete, celiachia o qualunque altra difficoltà. Ovvio, queste sono le mie, però... Volere e potere. Assolutamente. A chi si rivolge questo libro? Tutti lo possiamo leggere? Tutti lo possiamo, okay. tutti, assolutamente. E direi che nessuno è escluso, mm-hmm. Piccoli, grandi, chiunque, sportivi e non. Va bene, continuiamo perché sì, io... Sì. No, beh, ci c'eravamo un attimo per... I perdenti vedono dei temporali, i vincenti degli arcobaleni. I perdenti vedono strade, i vincenti mettono su i pattini. We'll be right back.